Buongiorno ragazzi, oggi di nuovo parliamo del perché i nostri oli essenziali sono diversi, no? Sappiamo che siamo inimitabili e possiamo dire con fierezza che non abbiamo concorrenti proprio per il sit to sill, perché dal seme al sigillo ci garantiamo gli oli migliori in assoluto nelle nostre case. Ma cosa vuol dire esattamente? Sappiamo che il sit to sill si basa su quattro pilastri. Il secondo pilastro che affronteremo oggi è quello della coltivazione. Il primo pilastro è quello del seme. Se non sai quali sono i dettagli di questo primo pilastro, vai sul mio canale YouTube e li troverai sicuramente. Presto creerò anche la guida qui nel gruppo Facebook. E oggi però ti parlo del secondo pilastro, appunto, che è quello della coltivazione. Perché quali sono i metodi di coltivazione che utilizziamo noi che ci permettono di essere sicuri e di dire con fierezza i nostri oli sono i migliori del mondo? Gli oli essenziali Young Living sono estratti da erbe sia selvatiche che coltivate, da partnership consolidate con coltivatori e distillatori di tutto il mondo. Alcuni oli provengono da erbe coltivate in aree rurali, come in Cina, Australia, Madagascar, Indonesia e Brasile. Queste vengono raccolte da popolazioni indigene che hanno innumerevoli anni di esperienza con le piante e le loro condizioni di crescita. Pensa che quando uno dei nostri partner o uno dei nostri imprenditori scopre una nuova varietà di pianta e magari la scopre in queste zone rurali abbandonate dall'uomo, quello che succede è che quando scegliamo e capiamo il potenziale di un determinato olio essenziale, bene, andiamo a chiedere informazioni proprio ai nativi del luogo, no? Proprio alle persone indigene, magari spesso è uno sciamano, no? Perché sono le persone addette generalmente anche proprio alla salute delle tribù locali. E quindi queste persone di riferimento ci spiegano come loro coltivano questa pianta. Altri oli provengono invece da fattorie in Young Living in Ecuador, Francia, Canada, Croazia, Stati Uniti, dove le pratiche di coltivazione biologica sono eseguite con grande cura e precisione. La chiave per produrre oli della massima qualità inizia con la corretta coltivazione delle erbe nel campo. Le piante vengono coltivate su terreni vergini non contaminati da fertilizzanti chimici, pesticidi, fungicidi o erbicidi. Devono anche crescere lontano da centrali nucleari, fabbriche, autostrade e città densamente popolate, se possibile. Poiché piante robuste e sane producono oli essenziali di qualità superiore, il suolo viene nutrito con enzimi, minerali e pacciame organico. Il contenuto di minerali del suolo è fondamentale per il corretto sviluppo della pianta. E i terreni privi di minerali danno origine a piante che producono oli essenziali di qualità inferiore. La terra e le colture vengono irrigate con acqua di pozzo profondo, serbatoio spartiacque. L'acqua del ruscello di montagna è la migliore per la sua purezza e l'alto contenuto di minerali, ovviamente. Non utilizziamo le acque trattate dal comune o l'acqua di lavamento secondaria proveniente da aree residenziali o commerciali. Perché? Perché può introdurre residui chimici indesiderati nella pianta e quindi anche nell'olio essenziale. E poi diverse varietà di piante producono una diversa qualità di oli essenziali, quindi noi selezioniamo solo le piante che producono oli essenziali di altissima qualità. Perché
quanto riguarda la raccolta, la tempistica è uno dei fattori più importanti per quanto per la produzione degli oli essenziali della massima qualità. Se le piante vengono raccolte nel momento sbagliato della stagione o anche in un momento sbagliato della giornata, possono produrre un olio essenziale scadente rispetto ai nostri standard. In alcuni casi, modificare il tempo di raccolta, anche solo di poche ore, può fare davvero una grande differenza. Ti riporto un esempio. La German chamomile, quindi non so se si traduce come camomilla tedesca, raccolta al mattino produce un olio con molto più azulene, cioè un potente composto antinfiammatorio, rispetto a quando viene raccolta nel tardo pomeriggio. Altri fattori che prendiamo in considerazione durante la raccolta includono la quantità di rugiada sulle foglie, la percentuale di piante in fiore e le condizioni meteorologiche durante le 2 settimane precedenti alla raccolta. Poi, per evitare che le erbe si secchino prima di essere distillate, i nostri impianti di distillazione sono situati il più vicino possibile al campo. Scusa. Il trasporto di erbe. Il trasporto di erbe agli impianti di distillazione, che magari distano centinaia o migliaia di chilometri, aumenta ovviamente il rischio di esposizione del materiale a sostanze inquinanti, polvere, muffa e residui petrolchimici. Quindi questo è ciò che fa la differenza, è ciò che, di cui andiamo fieri, di cui ci vantiamo, il nostro Seed2Seal, ciò che ci rende davvero diversi da qualsiasi altra azienda al mondo. E niente, concludo questo video dicendoti che Young Living continua ad espandersi e a sviluppare partnership strategiche con coltivatori e distillatori in tutto il mondo affinché questi alti standard possano continuare ad essere presenti sul nostro pianeta. Fammi sapere cosa ti ha colpito di questo video e io ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!